Ciao amici, buongiorno e buon lunedì. Ci risiamo, è un'altra settimana, si ricomincia e oggi devo ammettere che per me è un po' dura. Davvero? È la prima volta che lo dici, come mai? Cos'è successo? Sapete dove ero i giorni scorsi? A Barcellona, in una bellissima città al sole. E sono stata benissimo. Non conosco ancora nessuno che mi abbia detto che è stato a Barcellona e non gli è piaciuto. Ci sarà un motivo. E con l'occasione voglio raccontarvi un po' più di me, dei miei viaggi, di questo mio viaggio e del suo perché nel vlog di mercoledì prossimo. Non perdetelo. Oh sì, sono molto curiosa, interessata, diciamo. E allora vi anticipo subito anche che il video di domenica sarà su una delle mie creazioni più dietetiche per stare in forma, disintossicarsi, eliminare la pancia, depurare la pelle. Vi rivelerò come fare anche voi il mio fantastico frullato sostitutivo dopo il grande successo della mia insalatona risolutiva e dei tre panini della salute. Andiamo incontro all'estate e al bel tempo, bisogna avere strategie utili per stare in forma, sgonfi e leggeri. Ecco perché ne parlo in tanti miei video. Sì, ce n'è sempre bisogno, qui la pancia lievita. Lo so, avere cura della salute in modo naturale e vivere in modo sano restando in forma è un impegno a tempo pieno. Se non ci si impegna, i risultati non arrivano e la pancia lievita. Ma impegnarsi per la salute non è sempre così faticoso. Avete letto l'ultima notizia? Per stare bene bisogna trovare il modo di fare due cose. Il più spesso possibile. Lavorare meno e fare più sesso. Nei paesi del Nord Europa hanno studiato la questione a fondo e hanno equiparato l'attività sessuale all'attività sportiva. In Svezia i lavoratori hanno diritto a un'ora di pausa per dedicarsi al fitness e restare in salute. Siccome il sesso è risultato un'ottima attività fisica con effetti positivi documentati, un consigliere comunale ha incoraggiato i lavoratori a utilizzare l'ora dedicata al fitness per andare a casa e fare sesso con il proprio partner. A me sembra una bellissima idea, con molti vantaggi da tanti punti di vista. Certo, in Italia queste civilissime abitudini sembrano impossibili, vero? Voi cosa ne pensate? Mi immagino, guarda, torno al lavoro e la mia collega mi chiede: "Com'è andato l'esercizio?". "Oh, bene, ho sudato moltissimo, più della sauna". L'importante è stare bene con tutti i mezzi possibili. E a proposito di sensualità, amore, relazioni, benessere e non solo, sono pronti per voi tanti consigli per il mese di maggio nel mio nuovo canale Non Insolito Oroscopo. Andate a curiosare tra le stelle e i pianeti, magari trovate il consiglio giusto. Il link è nell'info box qui sotto. Bene, anche oggi è arrivato il momento dei mi piace. Siate generosi, fanno crescere il mio canale. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi condividete, iscrivetevi al canale con il classico click e attivate le notifiche. Noi ci vediamo presto, qui sul canale, naturalmente. Buona settimana a tutti, ciao! Ciao!